Coach Truppa, è arrivata purtroppo un 3-0, anche se nell'ultimo set qui a Minturno la sua squadra sembrava quasi potercela fare. Ma sì, sicuramente il Minturno era una squadra molto più organizzata di noi. Noi avevamo delle ragazze che ci mancavano e quindi abbiamo un po' sofferto. Comunque il Minturno è un'ottima squadra, un ottimo complesso squadra che ha dimostrato di saper stare bene in campo, ha lottato fino all'ultimo e anche quando noi pensavamo di potercela fare invece poi ci è scappata via l'ultimo set. Che cambiamento è stato questo per la sua squadra e in generale? Ma comunque noi siamo una squadra abbastanza giovane, quindi penso in linea di massima di aver fatto un buon campionato, considerando che siamo al sesto posto e che ancora lottiamo per poter entrare nei playoff. È sicuramente un risultato inaspettato per noi come società che puntavamo ad una tranquilla salvezza. È stato un po' il campionato delle sorprese questo, visto che il Minturno non è promosso lì su, anche voi avevate come obiettivo la salvezza e vi ritrovate in questo sesto posto. Ma sì, sicuramente ci sono state delle grosse sorprese quest'anno. Il Minturno è una sorpresa gradevole da vedere perché è una squadra molto giovane che sta giocando soprattutto bene in quest'ultimo periodo, sta dimostrando di poter sperare in una zona playoff sicuramente positiva e probabilmente potrebbe anche farla, considerando pure che il nostro sembra che sia il girone più forte. Come vedrà allora questo finale di campionato per la sua squadra? Per la prima squadra avremo una tappa che è importante per accedere ai playoff, che sarà quella con Grottaferrata. Certo, l'ultima giornata di campionato fuori casa sarà un po' dura, sperando che la Riccia non faccia dei, cioè dobbiamo sperare che la Riccia faccia dei passi falsi con partite abbastanza facili, cosa improbabile. Quindi noi dovremo puntare molto a non sbagliare nulla fino alla partita con Grottaferrata e giocarcela tutta lì, visto che la differenza tra noi e Minturno, tra noi e la Riccia, rimane quella di un punto, insomma. Con Elena adesso andiamo a parlare allora prima di tutto di questa gara, com'è stata? Purtroppo non ha portato risultati sperati, noi ci siamo impegnati ma non è stato evidentemente sufficiente, quindi come ha detto il mio allenatore il Minturno si è rivelata una buona squadra, noi ce l'abbiamo messa tutto, abbiamo commesso degli errori, purtroppo è andata così, però magari come in altre occasioni abbiamo dimostrato di essere delle ragazze in gamba, speriamo che ce ne saranno altre per riconfermare questa cosa, insomma. Come ti aspetti questo finale di campionato, visto che un obiettivo ancora c'è? Speriamo che le prossime partite abbiano un esito più favorevole di questo, da parte nostra ci sarà il massimo impegno come fino ad oggi e niente, speriamo che si possa riprendere in mano la situazione e cambiare il risultato di questo andamento. Un'ultima domanda, com'è il morale all'interno del gruppo? No, la squadra è affiatata, purtroppo come in tutte le squadre penso che a questo livello di gioco ci sono degli alti e bassi, è molto importante la componente psicologica, a volte ci assiste, a volte no e oggi forse è stata la giornata no. Qual è la squadra che ti ha un po' sorpreso in questo campionato? Io, anche se non lo dovrei dire, sono molto, ammiro molto il Terracina, è una squadra completa, formata da ragazze completamente valide in tutto e per tutto, quindi devo complimentarmi con loro perché è davvero una squadra che merita il primo posto. Domenico Costigliola, a parte il terzo set, il resto è stata una bella partita per la tua squadra. Sì, è stata una bella partita disputata in modo abbastanza coraggioso, le ragazze sono entrate molto concentrate in campo e devo dire che hanno risposto alla grande dopo una prestazione non bellissima offerta contro la capolista Terracina qualche settimana fa. E adesso possiamo guardare con più ottimismo al futuro perché effettivamente ci stiamo conquistando il posto per questi playoff. Un Minturno che ha affrontato questa volta la sesta in classifica ed è riuscito veramente a buttare giù una bella partita. Il coach della squadra ospite ha detto che è un Minturno sorprendente quest'anno. Sì, ho già parlato l'altra volta in merito a questo argomento, ho detto che in effetti noi abbiamo un buon organico sicuramente, ma forse non ci aspettavamo di occupare la quarta posizione della graduatoria e comunque ce la teniamo stretta e anche perché stiamo sfoderando delle prestazioni tutto sommato molto positive.
dobbiamo fare un po' un percorso. Negli ultimi tempi avete affrontato Grottaferrata, le prime della classe avete affrontato tutte quante, l'unico neo è stato il Terracina. Cosa è mancato in questa trasferta? Ma innanzitutto è mancata proprio fisicamente la nostra centrale con la Cicco, e questo ci ha messo un po' in difficoltà, nonostante che con lei, la quale l'ha sostituita, si è comportata molto dignitosamente. E poi c'è da dire che abbiamo affrontato una squadra forte, molto forte, il Terracina, la capolista appunto, che ci ha subito messo in difficoltà, però noi abbiamo avuto un approccio alla partita sicuramente poco determinato e si è visto subito, e in effetti il risultato è stato quello che è stato, anche se tutto sommato siamo arrivati per tutti e tre i set, se non ricordo male, a 20, quindi questo vuole dire che con un pizzico di determinazione in più forse si poteva ottenere qualche risultato migliore. Il campionato però adesso entra proprio nel vivo, perché se si vuole mantenere questo posto di prestigio e giocarsi magari qualche traguardo finale, bisogna tenersi concentrati fino a maggio. Sì, sicuramente, questo campionato è molto lungo, è un campionato difficile, e ci sono delle partite effettivamente sempre molto tirate, se giochi male perdi subito, anche contro le squadre che stanno nella parte bassa della classifica, per cui è necessario mantenere la concentrazione fino alla fine, anche durante e soprattutto gli allenamenti. Con te dobbiamo parlare anche di giovanili, perché l'Under 14 vi ha seguito a Terracina ma con un esito differente, sei laureata campione. Sì, è un bellissimo risultato ottenuto dalla squadra di Massimo D'Agunto, e che devo ricordare praticamente sta dominando i campionati provinciali da 3 anni in pratica, perché la stessa squadra ha vinto l'Under 12, l'Under 13 e l'Under 14 in questi ultimi 3 anni, e devo dire che la Pallavolo Minturno si è confermata ancora una volta vincitrice del campionato Under 14 provinciale per il terzo anno consecutivo, e questo naturalmente rende molto merito ai quadri tecnici della società tutta. E adesso questa Under 14, che ha ottenuto questo brillante risultato, dovrà cimentarsi nelle finali regionali, negli ottavi di finale regionali, giocherà martedì contro il Volley 7 Colli, una squadra di Roma, e poi disputerà l'incontro di ritorno la domenica successiva alle 18 al pallone Rohan, qui dove siamo attualmente. Quindi l'appuntamento è lanciato per venire a vedere queste ragazzine terribili che poi un giorno approderanno in questa tua squadra. Sì, io infatti sicuramente le seguirò, le sto seguendo parecchio, perché ci sono delle ragazze molto promettenti, e devo ancora una volta fare complimenti a colui il quale ha portato avanti questa squadra, che è Massimo D'Agunto, l'allenatore che è anche allenatore della Serie C maschile.